Benvenuti a questa nuova lezione di violino basata sul mio metodo per violino edizioni GDE. Adesso inizieremo a mettere le dita sulle corde. Allora, sempre il violino sulla spalla, mano sinistra all'inizio della tastiera del violino, si prende tra la punta, il manico del violino che è questo, tra la punta del pollice e un po' sotto la seconda falange dell'indice, in questa maniera, e pizzicando con l'indice la corda là, si abbassa il primo dito al centro del polpastrello. Questo là diventa Si, che si trova al terzo rigo. Facendo la scala, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, poi viene il Si, Si, e quindi questo è il Si al terzo rigo. Poi sulla corda Mi invece abbiamo un Mi, abbassando il primo dito, diciamo si abbassa più o meno a 2 cm dall'inizio del capotasto, abbiamo il Fa diesis si chiama, il diesis è una specie di cancelletto che serve ad innalzare la nota di mezzo tono. Se per esempio abbiamo una nota naturale che è questa, se ci trovo il diesis davanti la devo mettere un po' più avanti. Quindi questo Mi, abbasso il dito a 2 cm dall'inizio ed è Fa diesis. Poi sulla corda Re, Re, il Fa diesis ricordo che è al quinto rigo del pentagramma. Poi da Re, abbasso il dito e Mi. Questo Mi però non lo dovete confondere con il Mi che abbiamo suonato fino adesso corda vuota, perché questo si trova al quarto spazio. Questo Mi, essendo subito dopo il Re, Do, Re, Mi nella scala, e il Re è corda vuota, è appoggiato, sappiamo, sotto il pentagramma. Questo Mi è il Mi primo rigo del pentagramma. Poi andiamo sulla corda Sol, abbassiamo il dito al centro del polpastrello, il primo dito, cioè l'indice, e abbiamo un La, anche in questo caso non è il La corda vuota, ma è un La grave che sta vicino al Sol, quello con 2 tagli. Il La avrà 2 tagli lo stesso, ma si dice in testa perché il taglietto attraverserà la nota. Quindi questo è il La grave. In questo esercizio che andrò a eseguire, la difficoltà poi sta nel mettere anche l'arco, perché bisogna trovare il giusto peso, il giusto punto di contatto sulla corda, altrimenti il suono è bruttissimo. In generale, quando si va alla punta, bisogna dare un po' più di peso sull'arco, perché l'arco è più leggero. Quando si va al tallone, pur tenendo abbassato il primo dito sulla corda, bisogna alleggerire l'arco, altrimenti fischia o esce brutto suono. Adesso andrò a eseguire il primo esercizio con il primo dito sulle corde. Cambio corda, Fa diesis. Cambio corda con molta calma, Mi al primo rigo e poi infine Sol e La grave e concludo con un Sol lungo. Anche in questo caso mi raccomando di solfeggiare l'esercizio per imparare le note che si stanno suonando, quindi La e poi primo dito Si e ripete questo La Si, poi cambia corda Mi e c'è il Fa diesis, Fa e ripete Mi Fa, poi cambia corda Re Mi al primo rigo e ripete Re Mi, infine il Sol grave, Sol, con La grave primo rigo, La, Sol, La, e il Sol lungo, Sol. Mi raccomando, prima di proseguire con il secondo dito, anche questo esercizio deve essere suonato con un suono accettabile. Se il suono non è bello, c'è qualcosa che non va, o il dito della mano sinistra non è ben premuto sulla corda, o l'arco al tallone è troppo pesante, alla punta troppo leggero, oppure suonate nei punti sbagliati. Bisogna sempre suonare al centro tra punticello e tastiera e con l'arco sempre, sempre
in qualsiasi punto parallelo al ponticello, altrimenti c'è il rischio che il suono non sia bene. Arrivederci alla prossima lezione e buono studio.